Penso che, diciamo, da questo punto di vista vedo accadere qualcosa anche qui nel Movimento 5 Stelle, le fuoriuscite da quel movimento, ormai le tante fuoriuscite, e anche alcune prese di posizione di Grillo che adesso è più ondivago rispetto ai temi. Avete visto poco tempo fa la sortita sulla vicenda della RAI, no? Sì. In cui accettava il dialogo col governo e in cui faceva la riflessione lui stesso e diceva: da sola la piazza non basta, internet da solo non basta, la piazza non basta, c'è bisogno da fare più politica. Ecco, io penso che con l'andare avanti col tempo assisteremo un po' a questo. Il dato ci dice che abbiamo una parte delle forze anti-europeiste di destra che continueranno a cavalcare la paura, la rabbia, l'immigrazione, l'euro, e invece sostanzialmente una riflessione da parte di queste forze antieuropeiste che non sono collocabili, diciamo, nell'estrema destra o nella destra antieuropeista. E questa è una prima riflessione. Il dato che, diciamo, positivo che salutiamo è che, diciamo, il ritorno, diciamo, a vincere in Andalusia del Partito Socialista Spagnolo e anche la tenuta, devo dire, dei socialisti francesi, perché ricordiamo, diciamo, il crollo che c'era stato faceva pensare a un Partito Socialista che insomma somigliasse un po' più al PASOK, diciamo, dal punto di vista della cosa. Invece, diciamo, questo dato, devo dire, che mi tranquillizza per certi versi, tant'è che è un dato che emerge anche perché i sondaggi sul fronte nazionale sono stati un po' sballati, davano, diciamo, un risultato molto molto maggiore. Il dato anche in Francia che colpisce è questo, diciamo, dato sull'assenteismo che non è stato così, diciamo, grosso come veniva previsto. I sondaggi parlavano del 55%, invece l'assenteismo si è assestato al 49%. Quindi diciamo che abbiamo un'astensione sostanzialmente minore di quanto si pensava e questo anche è un po' il risultato. Credo che il dato di tenuta del Partito Socialista Francese sia contenuto in questo dato contenuto. Qualcuno è ritornato a votarlo, il Partito Socialista. Questo vale anche per l'Andalusia, ovviamente nelle elezioni, diciamo, di natura territoriale i partiti strutturati, come tu sai, hanno, diciamo, un vantaggio perché ovviamente governano, amministrano, a volte amministrano bene, indipendentemente dal dato nazionale, molti comuni, molte regioni, rispetto sia in Spagna che in Francia sono ben governate dai partiti socialisti, appunto, che hanno governato in questi anni, quindi c'è una tenuta anche perché il giudizio a volte è differente, cosa che succede anche qui in Italia, grosso modo. Quindi c'è questo schema che si va un po' consolidando con queste cose che vedo accadere. Ovviamente l'altro dato è questo ritorno di Sarkozy, che ha avuto, diciamo, un'intuizione politica, secondo me, efficace, quella che secondo me apre un dibattito anche adesso qui in Italia, quella della riunificazione di un campo moderato, no? Cioè lui ha questa intuizione, dice: se vogliamo tornare a essere competitivi, diciamo, le varie anime dei moderati si devono unire. In queste ore anche qui alla Camera sento un dibattito riemergere, diciamo, dentro Forza Italia, dentro NCD, dentro ambienti del centrodestra un po' diffusi, anche, devo dire, informazioni che come scelta civica in questo momento appoggiano il governo. Quindi credo che questo schema, diciamo, dei tre blocchi che ti ho detto, ovviamente col blocco antieuropeo che però è molto variegato, però produrrà secondo me uno scenario che sarà abbastanza simile un po' in tutta Europa. Questo è quello che vedo affermarsi. Senti, hai parlato dell'astensione. Allora, una nazione come la Spagna, che ha visto in particolar modo nelle ultime municipali un'astensione che superava il 50%, in alcuni casi come Catalogna e Paesi Baschi, anche il 60% di astensionismo. Ha diminuito in questo caso l'astensionismo. Siamo passati in Andalusia dal 60% dei votanti che erano nel 2012 al 63%, e parliamo di una regione dove in Spagna si è sempre votato come numero maggiore.
In Francia, l'hai detto tu, si prevedeva il 50% dell'astensionismo, si è scesi invece al 49%. Ecco, c'è 55% e si è sceso al 49%. Ok, 55% e si è sceso invece poi al 49%. Questo fatto non è un po' in controtendenza con quello che si è stato fino ad oggi in Europa, non in Italia da questo punto di vista, sulle politiche, ma non abbiamo visto anche in Italia sulle locali invece già c'è stato questo forte astensionismo, cioè non è che sta cambiando un po' il vento e che comunque i cittadini europei stanno ricominciando ad andare a votare, magari a credere in qualcosa? Guarda, io penso di sì, perché ci sono due motivi secondo me che potrebbero favorire un ritorno al voto, tant'è che vedevo che anche i sondaggi in Italia, per quello che valgono ovviamente, riducono di volta in volta il dato sui possibili astenuti. Se ci fate caso, è un dato che scende rispetto a qualche tempo fa, anche rispetto alle ultime elezioni politiche, e ovviamente la partecipazione alle europee credo che abbia toccato il minimo, sia stato sostanzialmente si è toccato il fondo, ma le europee già di per sé contengono un dato di astensionismo abbastanza significativo ogni volta in Italia. Però io penso che questo ritorno c'ha due motivi, diciamo. Uno, la reazione, diciamo, no? Dopo la delusione delle esperienze di governo dei partiti socialisti e quindi del fatto che hanno pagato sostanzialmente il prezzo di una crisi economica devastante, c'è però un livello di preoccupazione rispetto al fatto che avanzano forze che rendono quantomeno preoccupante uno scenario futuro. Cioè io immagino partiti, appunto regioni come nel caso della Spagna, o paesi che hanno una tradizione, diciamo, no? Di voto, di organizzazione di partito, che pur nella rabbia scelgono di non andare a votare alle europee, scelgono di penalizzare quel partito, ma quando vedono emergere forze, diciamo, che hanno anche una qualche natura eversiva, secondo me vengono spinte al ritorno al voto. E quindi questo è il primo punto, cioè un livello di preoccupazione per quello che rappresentano le forze minacciose che avanzano quando scende, diciamo, il gradimento delle forze politiche tradizionali, quelle che hanno mantenuto bene o male un impianto democratico, una tenuta democratica di questi paesi. L'altro dato che secondo me può favorire la cosa è che noi assistiamo comunque a un ricambio anche un po' generazionale, no? Nei partiti socialisti rispetto ai temi amministrativi, in questo caso un po' meno per alcuni versi a livello nazionale, in Francia, in Spagna mi pare che invece ci siano, diciamo, abbastanza cambiamenti abbastanza significativi, e quindi noi abbiamo secondo me un dato che può far superare la delusione che c'è stata. E tra l'altro io penso che perdonato quel dato, i partiti tradizionali di centrodestra e di centrosinistra, ovviamente noi diciamo più quelli di centrosinistra, garantiscono nel livello di proposta una proposta più convincente di un campo che propone l'uscita dall'euro, che propone il blocco delle frontiere, che propone insomma cose che sono di per sé preoccupanti rispetto alla tradizione democratica di quei paesi. E quindi io penso che man mano che si andrà avanti e che il vento dell'antipolitica, dell'antieuropeismo produrrà sempre meno risultati, anche perché è vero che, diciamo, non governano, dovrebbero andare al governo, però intanto in Francia, così come in altre parti, cominciano a governare comuni, regioni, no? E quindi c'è una prova di governo che poi rende sempre più complicato, diciamo, spiegarla agli elettori, perché poi i cambiamenti non arrivano. E poi perché comunque in Europa le cose si cambiano anche dall'opposizione, come insomma siamo tutti abituati ad aver visto, diciamo, dall'opposizione con le mobilitazioni, col fatto che si fanno le battaglie insieme alle forze sociali, alle forze sindacali. Questa roba alla fine produce un livello di delusione anche in questi partiti che l'hanno, per così dire, sparata grossa, l'hanno fatta molto facile, no? Guardiamo qui in Italia il Movimento 5 Stelle, le stesse ammissioni di Grillo qualche tempo fa la dicono lunga, non basta la piazza, non basta internet,
e soprattutto si vada a chiedere ai cittadini di Livorno, di Civitavecchia, di Parma, no? Si vada a chiedere ad alcuni comuni che adesso vengono governati dal Movimento 5 Stelle che cosa si sta facendo là e quali sono i dati di gradimento di queste amministrazioni. Ecco, quindi io penso che si sta ritornando a questa cosa che dicevi anche tu, che sottolineavi anche tu, del ritorno al voto, anche perché, perdonate, diciamo, le politiche troppo schiacciate, secondo me, per certi versi sui suggerimenti e sulle imposizioni della Troica, è chiaro che il ritorno al voto è significativo anche per questo tipo di analisi che facevo. Alla fine, in mancanza di risultati e scoperto un po' quello che sono queste forze antieuropee, credo che si ritornerà a votare per i partiti che tradizionalmente si sono sfidati in Europa. La difficoltà di Tsipras, che devo dire, di cui io non sono contento, e credo nessuno di noi dovrebbe esserlo, nel senso che noi dobbiamo fare il tifo per la Grecia. Io in questo momento faccio anche il tifo per Tsipras, nonostante non sia d'accordo, diciamo, sull'impostazione elettorale di quel partito, però io faccio il tifo per i greci, quindi vorrei che Tsipras ci riuscisse a sistemare le cose in Grecia. Non faccio affidamento sul fallimento di Tsipras, però è chiaro che Tsipras fa i conti con una realtà che dall'opposizione si fa presto, diciamo, a bocciare e a definire nei peggiori modi possibili, ma poi quando si è lì si devono prendere decisioni, e le decisioni sono complicate da prendere, perché insomma dire che si esce dall'euro, si esce dall'Europa, non si rispettano i patti e si va incontro a un isolamento abbastanza concreto in Europa, poi fai conti con questo e questo ti consente di rivedere i ragionamenti. Io quindi penso che alla fine anche questo comincerà a pesare, perché dichiara plasticamente che in campagna elettorale, quando si fa l'opposizione, si possono usare toni che possono essere affascinanti per quelli che sono più arrabbiati, che sono più delusi, ma poi quando si va al governo la realtà, diciamo, sconfigge quei livelli di demagogia che abbiamo sentito in campagna elettorale. E questo vale un po' per tutto, a livello internazionale io credo che anche la Le Pen comincerà a scontare questo sostanzialmente, quindi io mi auguro che fra un po' si superi questa cosa. Ovviamente dobbiamo stare attenti, perché poi come centrodestra è capace di riorganizzarsi in tutto questo, non dobbiamo dimenticare che anche lì c'è una tradizione, specialmente in Francia c'è una tradizione molto forte, che ovviamente sui quali adesso sarà per esempio molto interessante vedere che succede in Inghilterra, in Gran Bretagna, sarà molto interessante vedere che succede lì. E quindi è chiaro che ci abbiamo un riposizionamento un po' dal punto di vista europeo, che passata la fase dell'antieuropeismo, dell'estremismo, vedrà insomma su questo superamento il ritorno, secondo me, alle urne. Ovviamente questo può legarsi a un successo se ci sarà un'operazione anche di rinnovamento, di superamento anche di alcune figure, con figure più nuove, più fresche, più credibili rispetto diciamo al passato, che comunque ha fatto i conti anche con una stagione difficile. Senti, prima di andare nella pausa volevo farti questa domanda in particolare su quello che poi riguarda un paese che ha vissuto nel bene o nel male negli ultimi 10 anni, dopo questa sua grande rincorsa, parlo della Spagna, questa vecchia storia della locomotiva spagnola, no? Ricorderai questo termine un po' usato anche dai nostri giornalisti, che somiglia un po' anche politicamente, come è articolato la politica, a quella italiana. Si è passati da un bipartitismo, come si è tentato di fare, come c'è stato in Italia, possiamo dire, insomma, dalla nascita del Partito Democratico e del Popolo delle Libertà fino alle ultime elezioni, e anche in Spagna, insomma, si è vissuto un bipartitismo, possiamo dire, dalla seconda vittoria di Aznar fino ad arrivare a questo momento storico.
C'è un articolo che se un fondo sul País del direttore aggiunto Xavier Huso, che dice che il bipartitismo